Venezia. Crosetto vedevo che annuiva via via che sentivamo dire cose, no, dalla signora Silvia. Annuisco perché la signora è la rappresentante tipica dell'artigiano, del commerciante piccolo, cioè di quello che deve farsene da solo quelle cartelle, cioè non ha delle segretarie, come diceva prima, della multinazionale, l'avvocato, il consulente, se le deve fare da sola, sogliendo tempo alla sua attività, deve scontrarsi con una concorrenza, ad esempio sull'affitto del negozio, fatta adesso non voglio fare pubblicità, ma da marchi che fatturano miliardi, per cui affittare. Aumentare di 1000 euro al mese Non non è un significa problema, nulla, per lei 1000 certo. euro al mese cambia o non cambia la vita del negozio. Deve scontrarsi con i controlli, perché quando gli entra qualcuno in casa, non è che va il dipendente dello Stato, che può essere quello della finanza, come quello con l'ufficio imposte o quello dell'ASL o il vigile, non è che va lì dicendo per cortesia signora, lei lavora per noi quindi la tratto con rispetto, va lì e la tratta come se fosse una criminale, gli entra in cucina e va a vedere se c'è una piastrella scheggiata e se è quello magari che vuole farle del male, per una piastrella scheggiata le può far chiudere la cucina, va a controllargli se per caso quel giorno gli è caduto qualcosa, va a controllargli la temperatura del frigo, cioè la tratta come si tratta una criminale. L'ufficio imposte, se deve raggiungere il budget, magari in quel mese, gli fa una multa, tanto giusto o sbagliato, tocca a lei vedere se dimostrare che è sbagliata. E per dimostrare che è sbagliata prima deve pagare, perché siamo l'unico paese al mondo in cui viene un cretino, scusi il termine ma mi arrabbio, ti fa una multa che non sta né in cielo né in terra. Tu prima paghi una parte di quella multa, così ti acquisti il diritto a spiegare che la multa non sta né in cielo né in terra e dopo 5 anni magari hai vinto. Lui è tranquillo perché quell'anno ha raggiunto il budget di multe che gli ha detto il Ministero di raggiungere e a te ha rovinato la vita. E poi Chiaro. certo che non vai a farti gli esami del sangue, perché quel giorno lì se ti facessi gli esami del sangue non hai più sangue, perché quel giorno lì no, perché è così. E quando io dico che noi abbiamo bisogno di una trasformazione culturale in questo paese, perché invece chi va dalla signora e rappresenta lo Stato, quindi anche la signora e me, dovrebbe trattarla con il rispetto che ha una persona che ha un'attività regolare, per cui paga l'affitto, l'IVA, Però le diciamo tasse, i prima contributi, ancora di perché non quelli, potrebbe essere aperta però no, altrimenti?